Io penso che non c'è una cosa più squallida di uno che scrive una cosa del genere, mette le virgolette e i due punti e poi parla per sentito dire, come se io a Squinzano avessi parlato con delle persone e ho detto che tutto questo qua, che mi rimane un anno e mezzo di carriera, che se sono un peso me ne vado, che io e il mister non ci parliamo più. Allora, prima cosa, io sono una persona leale e corretta, quindi quello che penso del mister lo sa il mister, perché glielo ho detto in faccia, e sono cose mie e sue. Seconda cosa, devo essere fortunato e devo ringraziare comunque questi due, tre, quattro, quanti sono, non lo so, perché meno male che abbiamo le prove. Io vengo sempre il primo qua e me ne vado l'ultimo, quindi quando io vado da qua, se trovo qualcuno, trovo questi qua della pizzeria. Se trovo qualcuno, se no non trovo nessuno. Quindi, se uno un giorno si inventa che Miccoli ha detto a un amico suo, a un tifoso, che ha rubato il latte al supermercato per i bambini e lo scrive, tocca a Besso, fortunato, meno male, ma qualcuno non si inventa niente. Come l'ultima cosa, penso che sia stata di una cosa, beh, cioè, che io a gennaio forse vado al Termoli, come si chiama? Termolese in Serie D, perché mi hanno visto a Termoli andare a cena. Io avevo il permesso della società per andare a cena a Termoli per problemi miei, se problemi si possono chiamare personali, che non ho nulla da nascondere, li posso anche dire, però non penso interessi a qualcuno, no? Però se sto a Termoli dopo la vittoria di Benevento saranno anche cazzi miei, o sbaglio, va bene? C'è uno di Termoli che vuole la barca mia, va bene? Sono andato a trattare perché voglio vendere la barca e questo signore vuole comprare la barca, sono uscito da Termoli, non sono andato per giocare con la Termolese, va bene? Sono 3 mesi che non gioco. 3 mesi si dice che sono infortunato, si dice che sono, ho 46 anni, si dice che sono così e sto zitto. Sono 3 mesi che non parlo con nessuno, mi alleno da solo con la squadra, cerco di stare bene e ho fatto per 3 partite, mi sono riscaldato, non sono entrato, mi metto là, non dico una parola, sto zitto, sempre per il bene della squadra, sempre educato, sempre corretto, però mi sa che a essere così non vanno bene le cose. Quindi, siccome questa cosa si parla che io avrei parlato con queste persone circa 20 giorni fa, però è uscita quando perdiamo, giusto giusto, guarda caso. Quindi, siccome io non sono nelle condizioni e non lo voglio essere nelle condizioni di creare confusione al gruppo, perché se no l'avrei fatto 3 mesi fa, va bene, quando ho cominciato a non giocare, siccome non sono così io, perché io voglio che il bene del Lecce, va bene? Se il Lecce va in Serie B e io non gioco da qua a fine anno, io posso anche stare a casa, non c'è problema, ma vado in curva con gli amici miei e vinco il campionato lo stesso, pure che non scioco. Però l'unica cosa che non voglio è che sia io il problema di questa cosa qua, che non esiste. Questo qua è quello che volevo dire, va bene? Quindi se magari qualcuno vi dice qualcosa, eventualmente mi chiamate e parlo io direttamente perché sulle cose che faccio vi posso dire tutta la giornata mia, dalle 8 della mattina che accompagno i piccini alla scuola fino alla sera, non ho peli sulla lingua, non c'ho niente, però voglio che le cose siano dette esattamente come sono. Questo è quello che ci tenevo a dire. E basta, io voglio solo il bene della squadra, non voglio creare confusione, non voglio creare casino, gioco, non gioco, mi metto là, se mi riscaldo tutto il secondo tempo lo faccio senza nessun problema. Poi le decisioni che prenderò io a gennaio, a dicembre, a giugno, a marzo sono cose mie, personali, me le tengo per me e ve le dirò quando sarà il momento se prenderò delle decisioni, se no vuol dire che va tutto bene. Ripeto, quello che io penso del mister, quello che lui pensa lui di me, ce le siamo dette io e lui in faccia dentro lo spogliatoio, e beh, basta quello. Il resto non mi interessa. Il resto, l'unica cosa che mi interessa è che vinciamo domenica per cercare di continuare a sperare in qualcosa che tutti vogliamo. Questa è l'unica cosa che volevo dire e basta. Poi non lo so se voi volete chiedermi qualcosa, se no. C'è qualche possibilità che a gennaio chi è andato possa essere ceduto? Questo non lo so, adesso non ci sto pensando io a gennaio, adesso abbiamo 2 partite che sono non importanti di più, quindi voglio innanzitutto fare queste 2 partite, non so anche solo 20 minuti, sabato, mezz'ora, dall'inizio, non sono convocato proprio, non lo so quello che succederà, però ci sono queste 2 partite. Quando poi finiranno queste 2 partite ci prendiamo quella settimana di vacanza e poi dal 6 gennaio, se
so con lei c'è, lo dirò io, se non ci sto più lo dirò lo stesso, ma sono io a dire come stanno le cose, non di sicuro 4-5 persone che si inventano, ogni giorno c'è qualcosa. Quindi non è, io non escludo adesso, sono del Lecce e penso solo a Lecce. E poi, ripeto, a gennaio c'è un mercato, e c'è la mia condizione familiare, perché io, forse qualcuno se l'è dimenticato, ma un anno e mezzo fa ho deciso io di venire a Lecce, non c'è stato nessuno che mi ha puntato la pistola e mi ha detto devi venire per forza, l'ho deciso io, avevo altre squadre, sono venuto qua perché l'ho deciso io col cuore, perché io sono sceso dalla Serie A alla Serie C, va bene, e ho sempre ringraziato i Tesoro per lo sforzo economico che hanno fatto, ma io quello che guadagno qua in un anno a Palermo guadagnavo in un mese, quindi ho deciso io di fare tutta questa cosa qua, va bene, quindi un po' di rispetto, un po', non dico tanto, ma un po' di rispetto penso anche di meritarmelo per questa scelta che ho fatto. Poi qualcuno non me lo vuole dare, non è un problema, non è un problema, però quello che ribadisco ancora una volta è che il Lecce è alla base di tutto, quindi non creiamo queste cose qua che adesso non servono, perché adesso l'unica cosa che serve è cercare di vincere domenica, perché se domenica non vinci e la Salernitana vince e il Benevento vince, vanno a 7, 8, 9 punti e non ce lo possiamo permettere. Non queste cose qua, non queste cose qua, il mister non c'ha bisogno di leggere queste cose, il mister sa quello che io penso di lui, va bene, perché io sono una persona corretta. Va bene, quindi non abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di stare tranquilli, di stare sereni, di stare in un ambiente che ci dia una mano, perché abbiamo bisogno che ci dia una mano, va bene, e servono i 3 punti domenica, questa è l'ultima cosa, poi gennaio, marzo, cose, sono cose che verranno poi a tempo suo. Ma questo può essere un mio pensiero, può essere un mio pensiero, è normale che se uno non gioca o se uno magari spera di entrare e non entra e ci rimane male, ma questo non succede solo a Miccoli e a Lecce, può succedere anche magari se non gioca Totti a Roma o se non gioca qualcun altro, quindi è normale che diverse volte avrei voluto entrare o magari giocare addirittura dall'inizio, così non è andata, però non è, il mister sta qua per fare le sue scelte e da me non ha mai avuto niente per cercare di mettergli contro qualcuno o qualcosa, ha capito dove voglio arrivare io, perché se avrei voluto mettergli qualcuno contro l'avrei già fatto 3 mesi fa o avrei già fatto casino a tempo suo, siccome non l'ho mai fatto e non voglio passare per una persona che lo vuole fare adesso, specialmente dopo che abbiamo perso, perché non è da me. Questo è, poi ripeto, ognuno prenderà le sue decisioni, come lui prende le decisioni sulla formazione, su secondo lui chi sta meglio, chi sta peggio, perché comunque è pagato per fare quello, no? Per cercare di fare le scelte migliori, e secondo lui se le scelte migliori sono queste vanno rispettate, come ho fatto fino adesso, però vanno rispettate anche le scelte di altre persone che magari decidono di fare altre cose. No, vai. Però comunque parli sempre con lo stesso amore per il Lecce, non credo che questo sia intatto, prima cosa, e seconda cosa ti volevo chiedere come stai fisicamente, ti abbiamo visto correre questi giorni. Adesso bene, ho fatto un lavoro, allora, diciamo che non sono, per cercare di, non sono mai stato del tutto infortunato, come si è detto tante volte. Siccome rientravo da un mese di infortunio, poi ho fatto 50-60 minuti col Matera per cercare di prendere un po' di ritmo. Dal Matera in poi sono entrato 22 minuti, per essere preciso, col Cosenza. Dopo ho fatto un altro mese seduto. È normale che in 2 mesi e mezzo fai un 50 minuti una partita e dopo 2 settimane fai altri 20 minuti, è normale che uno la condizione vuoi o non vuoi non ce l'ha come ce la deve avere, no? Perché poi l'allenamento sì, ti puoi allenare tutto quello che vuoi, però il ritmo della partita è diverso. E quindi ho cercato io insieme
sia al mister, sia al preparatore atletico, sia al mio fisioterapista, di cercare di trovare una soluzione che sia un po' giusta per tutti. E ci siamo presi questi 10 giorni per fare degli allenamenti specifici da solo, mattina e pomeriggio, perché mi sono allenato 12 giorni mattina e pomeriggio da solo, e qua non vedo dove io ho potuto parlare con queste persone, perché mi allenavo da solo, specialmente il pomeriggio andavo in piscina quando la squadra si allenava la mattina. Quindi comunque ho fatto un lavoro specifico ed ora sto bene come magari non lo ero tempo fa, però è normale che uno per stare bene al 100% ha bisogno comunque della partita, perché poi è là che trovi il ritmo giusto. Fabrizio, innanzitutto ti ringraziamo per essere venuto qui oggi perché insomma così si inizia anche a sentire pure un po' la tua voce, il tuo pensiero e quindi questa forse sarebbe anche l'occasione, no, per cercare veramente di capire come stanno le cose, nel senso tu hai il tuo pensiero, il mister ha il suo pensiero, tutti vogliono il bene del Lecce, ma per spegnere definitivamente questi discorsi che vanno avanti insomma da un bel po' di mesi e Sì, perché stanno stancando non solo te, forse pure noi giornalisti, ma anche i tifosi, si può dire definitivamente che fra te e l'Elda non c'è niente, insomma, perché ma sì, ma c'è io o non c'è ma qualcosa, o non c'è si va avanti non... ognuno per la sua strada per il no, bene ma non del c'è Lecce, cioè mettiamolo in chiaro così si finisce qui il non discorso, capisci? c'è non c'è assolutamente niente, nel senso lui è l'allenatore e io sono un calciatore come tutti quanti gli altri che si mette a disposizione della squadra. Ripeto, e se uno non gioca è normale, ma è come non fa piacere a me, penso che se chiami Rullo e dici fa piacere andare tutte le domeniche in tribuna, ti diranno anche Erminio. O se chiedi all'Epore ma domenica non hai giocato, dici sì, sono contento che non penso, no? Ti dicano così. Però da qua a dire che ci sono dei problemi, che addirittura non ci parliamo, non è vero. Io con mister ci parlo e quindi è una cosa che non, che non esiste questa cosa qua, non esiste, non esiste. Lui mi chiede delle cose, io gli dico quello che penso ieri abbiamo visto la partita, abbiamo visto gli errori che si sono fatti a Foggia, non è che non parlo con mister, io vedo una cosa che magari può essere utile per la squadra, lo metto così e non gli parlo, no, gli dico quello che penso, quello che secondo me può essere giusto o sbagliato, come lui dice la sua, quindi non c'è, sicuramente non c'è, non c'è niente. Non posso neanche dire che quando smetterò di giocare il prossimo anno e mi chiedi qual è stato il tuo allenatore preferito, di dire no, era l'Erda. No, perché non è così. Però se tu mi dici che ho dei problemi con lui, ti dico di no, perché non ne ho problemi. Non ne ho problemi. E ripeto, e poi sa. Quindi non sono problemi che possono a gennaio portare, insomma, a prendere delle scelte diverse da quelle già Ma adottate, no? quello è una. Perché in realtà, diciamola tutta Fabrizio, tu potresti essere l'acquisto di gennaio del Lecce, perché Quella abbiamo, cioè è una tu. cosa a parte, nel senso che se io, attenzione, io poi ho 35 anni, va bene? Io scelgo Lecce perché così, giusto per essere, no, così almeno parliamo, io scelgo Lecce perché sono successe delle cose extra calcistiche a Palermo e quindi ero nelle condizioni di andare o all'estero o di venire a Lecce. Ho scelto Lecce perché io ho pensato, ho detto, sai, stanno succedendo delle cose che col calcio non c'entrano niente, vado nella mia città dove ho sempre sognato di andare, sto con la mia famiglia, con i miei amici, finisco la carriera giocando, ridendo, magari vinciamo il campionato e finisco la mia carriera con la ciliegina sulla torta. Quindi ho fatto tutte queste cose per stare bene. Ma se da qua alla fine non sto bene con me stesso, no? Non sto bene con me stesso perché io non sono venuto a Lecce così per andare a Piazza Mazzini e dico, sai, scendo da casa, stanno le bancarelle. No, non sono venuto per quello. Quindi, se ci sono le condizioni io stesso di mettermi a posto e come dici tu, di essere importante e di essere l'acquisto, vogliamo parlare di acquisto da gennaio in poi. È un discorso. Se
devo stare a Lecce così, giusto per andare a fare una passeggiata in Piazza Mazzini, deciderò poi del mio futuro, se ancora ho voglia di giocare e andare da un'altra parte a cercare di essere più contento, potrei anche smettere, non ho problemi a smettere e a stare con i miei figli da qua fino alla fine, una scuola calcio, potrei seguire la scuola calcio mia, quindi ho tante cose per la testa. L'importante è che dopo quello che mi è successo a Palermo, che piano piano le cose stanno scemando, perché poi adesso tanta gente si sta rendendo conto di quello che è successo, però poi a tempo suo parlerò anche di queste cose qua, no? Perché hanno fatto un casino, poi una cosa è stata archiviata, è uscita una cosa tanta, però poi c'è tempo anche per sistemare quella cosa là, per stare bene con la mia famiglia, per stare bene, essere contento, venire al campo, sorridere, ridere, stare con i miei compagni, mettere questa maglia qua, tornare a casa, stare con mia moglie, con i bambini, sorridente. Purtroppo adesso non lo sono, non lo sono, sto male, mi sento male, va bene? Allora, se devo continuare così e questa storia qua mi deve far stare peggio di quello che è successo a Palermo, ti dico aspetta, freniamo un attimo, vado in curva, tifo Lecce, so più rilassato. Siccome però da qua a giugno c'è ancora tempo, voglio capire se sono io nelle condizioni di poter continuare e a dare qualcosa sul campo o addirittura farmi da parte o andare da un'altra parte, questo non lo so, però non è il momento di ballare adesso abbiamo bisogno noi di vincere domenica, questa è la cosa più importante, non c'è niente col gruppo, il gruppo è sano, il gruppo è contento, siamo tutti dalla stessa parte e non mi è mai successo a me di andare tutte le settimane e si va a cena tutti quanti insieme e c'è allegria. Però abbiamo anche bisogno di stare, no? Di stare un attimino anche da parte vostra, di darci una mano un po' su questo punto di vista parlo. Poi le questioni personali, ripeto, poi ognuno a gennaio decide quello che deve fare, però non è il momento adesso dobbiamo fare 6 punti se 2 partite, non ci saranno altre cose. E se vuoi sapere se c'è qualcosa, fammi il mister, no. Fabrizio, tu hai affermato prima che è stato sentito che non è che eri infortunato, però tu hai confermato che non è del tutto infortunato. Noi rivoltiamo, diciamo, studiamo. Sì, sì, no, ma sono venuto anche per chiarire queste cose, così perché non parlo da 3 mesi. Quindi scriviamo quello che ci viene detto senza aggiungere. Certo, certo. Poi un conto è se Totti fa panchina nella Roma in Serie A, un conto è se Nicoli fa panchina nel Lecce. Tu hai detto io accetto le decisioni del mister, però i tifosi, sai, dicono là però se viene qualcuno e che non è contento che io vado in panchina, quello purtroppo da una parte sono contento, che vuol dire, però purtroppo non sono io che li mando, hai capito che voglio dire? No, perché poi perché i tifosi non sono contenti anche perché il Lecce sta segnando questa valanga di gol, quello ti volevo chiedere. Sì, ma io sono venuto qua per giocare, e non sono contento neanch'io. Non ero infortunato, ma dall'altra parte devo essere anche onesto da dire che se non gioco per 2 mesi, un po' anche io, e qua mi prendo le mie colpe, perché come ho detto prima, io sono una persona leale e quindi faccio anche degli esami di coscienza, no? Quindi un po' ho avuto un momento dove anche io ho sbandato, nel senso che torno dall'infortunio, gioco col Matera, poi gioco 20 minuti col Cosenza, non gioco più per un mese, e là, anziché continuare a lavorare come dovevo, un po' mi sono lasciato andare, mentalmente più che altro, no? E quindi ho cercato di... Là mi sono passate poi tante cose per la testa, no? Come al tifoso diceva, ma com'è che Nicolò non gioca a fare la panchina in Serie C? L'ho pensato anch'io, e quindi mi sono passate tante cose per la testa, ho detto, ma è possibile, forse è meglio che non vado più, forse, e qua sono nate tante cose, perché poi mi faccio delle domande. Quindi l'allenamento è venuto a mancare meno al 100%, un'altra cosa, e siamo arrivati a una situazione dove ho capito che neanch'io ero al 100%, per quello alla fine ho preso una decisione, ho detto ok, io da qua a gennaio ci devo stare, e quindi adesso mi metto, faccio 10 giorni come si deve e devo cercare di tornare per cercare di dare una mano a questa squadra, che poi sono 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, lo deciderà il mister come ha fatto sempre, però devo cercare di mettermi in condizione. Quindi
infortunato non lo ero, però ultimamente non stavo neanche bene io e non potevo avere un ritmo alto in, per delle partite così importanti, capito questo, quello che voglio dire? Quello è. Però sai, la partita poi ti aiuta, il ritmo partita ti aiuta, cioè, però ripeto, bravo, quello è, però alla fine non è, io sono andato in panchina quasi 2 mesi, forse anche di più, e non penso di aver detto niente, capito? Io ci tengo a questa cosa qua. Poi le mie scelte, le mie cose personali, le parlo col mio procuratore, con mia moglie, con i miei amici, quelli più stretti, per cercare di trovare una soluzione per farmi stare bene, no? Perché la scelta di venire a Lecce, ripeto, è stata soprattutto quella di stare bene. Quello è. Se poi uno non si sente di stare bene, poi può optare per qualsiasi soluzione. Però adesso non ho nessun problema. Cioè, l'unica cosa che vogliamo, ripeto, è vincere 2 partite. Poi alla fine c'è tempo di dire qualsiasi cosa e di fare qualsiasi cosa. Quello è. Io, credimi, io per dire, no? Dopo la storia di Termoli ho chiamato Andrea per farti capire come ultimamente stavo vivendo un po' su questa cosa qua. Ho detto, guarda Andrea, io devo comprare dei mobili per casa mia a Martina Franca, perché l'architetto mio è di Grottaglie e c'è un bel negozio a Martina Franca e devo comprare i mobili là. Posso andare martedì perché ho appuntamento con l'architetto? Perché non vorrei che se mi vedano a Martina Franca e giochiamo sabato contro Martina Franca, magari dicono che a gennaio vado là. Ma anche se vai di nuovo. Ha capito? Quindi stavo proprio così ultimamente. Purtroppo, tra virgolette, ti chiami piccoli, quindi... Sì, però da qua a fare una foto con uno, no? Io sto a Termoli e sto andando a cena, mi ferma uno che non lo so se era giornalista, se era cosa, dice, possiamo fare una foto? Certo, ci mancherebbe, questa è un'altra pecca mia, purtroppo non riesco a dire no, anche quando esco con i bambini, se ci sono 300 persone, sto là con 300 persone, e mio figlio che mi dice, oh papà, mena, Non riesco a dire no, devo fare così d'ora in poi, quando vado dalle parti, se devo avere la paura di farmi la foto con qualcuno, perché poi magari uno si inventa le cose. Cioè, cioè questo è. Ma con tutto il rispetto per Termoli, per quella città, che per quel poco che ho visto è anche bella, no? Però come le scrivi le cose? Sicuramente non è andato per cultura e cose, no, sicuro, erano le 9 di sera, mi avvicino le chiese alle 9 di sera, cioè pure tu che scrivi l'articolo, no? Cioè mica sta a menti, cioè e con tutto il rispetto voglio dire, se devo andare a giocare in interregionale a Termoli, magari vado a Nardò, che mi piace anche come piazza, sto vicino a casa. Capito, magari, cioè, non lo so, però dico, cioè, poi la colpa è la mia, perché sono stato anch'io per 3 mesi, no? Proprio per non creare equivoci, ho detto forse è meglio che non parlo, ma perché? Non perché non volevo parlare con voi, perché mettetevi nella situazione mia, non giochi, e state così, la gente che dice perché non gioca, quell'altro, col mister dei problemi, e ho cercato un attimino di farmi da parte, ma solo per non creare confusione, però ho visto che magari le cose peggioravano, ho detto Andrea scusa un attimo, fammi chiarire questa cosa, che ancora siamo in tempo, era solo questa la mia cosa, non c'è nessun problema, credetemi. Va bene, capitano, tutti i veri rapporti d'amore nel calcio e nella vita sono turbolenti, che altrimenti non sarebbe la vita. Dalle tue stesse parole si capiscono 2 cose, come altra volta dice lei. Da una parte che certo il mister non sarà il mister che ricorderà come il mister della sua vita, ma che dall'altra, come dire, c'è questo proprio desiderio che quasi esplode di rendersi utile alla causa. Ora è chiaro che, tanto per poter fare una sintesi, perché poi noi dobbiamo anche rendere conto, come dice Francesco, e trasmettere una serenità, ma se la serenità c'è. Ora, per fare una sintesi, è chiaro che bisogna, come dire, venirsi incontro. La domanda che io le faccio è questa. Lei, con la stessa lealtà con la quale ci ha parlato finora, esclude che nei suoi confronti ci sia comunque un pregiudizio o che lei
di conseguenza abbia un pregiudizio, nel senso è chiaro che l'accordo c'è se non ci sono pregiudizi né da una parte né dall'altra, altrimenti possiamo dirci quello che vogliamo per stemperare un po' gli anni. Certo, però... no, ma da parte mia, da parte mia non ci sono assolutamente, ma penso che si sia visto, no? No, anche come dire penso che questo non ci occhio, no, vabbè, ma alla fine i rapporti non è che sono, cioè i rapporti non chiamate ma vi stimate. Ma, bravo, quello si guarda la stima secondo lei? Questo non lo so, questo bisogna Che l'ha mai chiesto? Lui sì, gliel'ho chiesto, certo. Lui mi ha detto di sì, quindi io purtroppo, no purtroppo, però è un carattere, è di carattere, credo, ho fiducia nelle persone e credo nelle persone, quindi quando lui mi dice che mi stima e che non ha pregiudizi nei miei confronti, ci devo credere, poi se non è così non lo so, ma io ci devo credere. Come sto dicendo io in questo momento, che neanche da parte mia ci sono delle barriere nei suoi confronti, ma penso che l'ho dimostrato, perché credetemi, stare seduto per 3 mesi quasi non è facile, cioè... Avete letto quello che ha detto Dello Rossi 15 giorni fa? Che se anche se stavamo tre, al di là che vado gestito, cose, perché lui mi conosce anche come carattere, lui mi ha imparato a conoscermi anche come carattere, però lui diceva che se Palermo vinceva 3-0, avevo fatto 3 gol e mi sostituiva gli ultimi 5 minuti, facevo pure la faccia così, c'ha ragione, perché un po' di carattere sono così, però imparando a conoscermi poi passa tutto, però non con tutti, io ne ho avuti talmente tanti di allenatori che non con tutti dopo continui a sentirti, però non vuol dire che non stimi, assolutamente. Col mister, ripeto, non c'è niente, lui ha le sue idee, io magari tante volte ho avuto un pensiero diverso dal suo, ma penso che sia normale, non penso che i problemi siano questi, i problemi sono quando dicono che magari non ci parliamo proprio, quando non è vero. Anche stamattina stesso, per esempio, prima di cominciare l'allenamento abbiamo parlato, non è che non ci parlo con lui, non è così. Cambio, prego, l'ultima domanda.